A Torino 4 condanne per una serie di morti da amianto alle storiche ferriere. Intanto proseguono le inchieste per le malattie legate all'asbesto, si indaga su una 60 di nuovi casi in stabilimenti ex Fiat. Brunella Mascarini. Due assoluzioni e quattro condanne, la più pesante 3 anni e 6 mesi di carcere per Antonio Mosconi, a suo tempo amministratore delegato della Texidacciai, un processo che riguarda la morte di 12 operai che lavorarono nelle fonderie di Corso Mortara, le Ferriere, un angolo storico della Torino industriale ora riconvertito in zona residenziale. Sempre identiche le cause di morte, carcinoma polmonare o mesotelioma pleurico, i tumori provocati dall'amianto. Le aziende hanno risarcito i familiari delle vittime. Per la responsabilità civile solo Fintecna, società legata alle vecchie partecipazioni statali, dovrà corrispondere degli indennizi. Fiat e Texid sono state scagionate. Alla procura di Torino stanno arrivando le segnalazioni di altri decessi. Il tumore provocato dall'amianto ha purtroppo tempi di incubazione molto lunghi. L'Associazione Italiana Esposti Amianto ha di recente presentato in procura la segnalazione di 25 casi di morte per amianto negli stabilimenti della Fiat Ferroviaria, ormai dismessi. Intanto una vasta inchiesta su morti per tumore di sospetta origine professionale tra lavoratori di stabilimenti Fiat ed ex Fiat è in corso alla Procura di Torino. 60 i casi al vaglio dei magistrati.